Buonasera, ben trovati, un attimino in ritardo, ma ci siamo con il Sindaco Risponde, l'ultima puntata per quanto riguarda ovviamente prima delle amministrazioni amministrative, delle votazioni che si interranno il 12 di giugno. Abbiamo il sindaco, quindi potete rivolgere domande, mandare messaggi. Allo, vi dico già i numeri per interagire con noi, allo 049 80 777 53 per le telefonate. Se la regia mette la grafica, grazie. Per i messaggi messaggi 345 334 1171, eccoli qua. Per eh, invece, i, eh, durante la settimana il sindaco risponde chiocciola gruppo tv7.com e potete anche mandare i messaggi tramite la piattaforma di eh, Facebook. Anche quella piattaforma sulla pagina di ai reporter, potete fare le domande che ritenete opportuno. Ve li ricordiamo ogni volta i numeri perché avendo cambiato il numero di canale da 12 al 19. Ve li ricordiamo, eh, scusateci se siamo ripetitivi, ma credo sia eh, doveroso farlo per fare tutte le domande al sindaco di Padova che viene a trovarci ogni martedì dalle 19.30 alle 20.25, minuto più, eh, minuto eh, dopo. Dunque, vi ricordo ancora i numeri 049 80 777 per eh, le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi. Il sindaco risponde. Chiocciola.gruppativo7.com per l'email, potete mandarle anche nel periodo che il sindaco non viene a trovarci. Noi ovviamente le daremo durante la settimana in comune, le porteremo e ovviamente il sindaco vi darà risposta. Detto tutto questo, buonasera sindaco. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Molto bene. Tutto a posto? Dunque. Sì, non piove più, c'è cioè il sole è fuori. Per... Cioè il sole, è stata una, una nuvola di, di, di passaggio eh, perché così ha ricordato che siamo in rigorosa diretta sono le 19 e 38 minuti più minuto prima e senta le, ehm, oggi sono uscite delle novità prima di leggere i messaggi volevo sentire eh, da lei un suo pensiero eh, sulle zone scolastiche entro la fine dell'anno inizia la sperimentazione di zone a 30 allora nelle eh, vicinanze delle scuole e eh, si inizia dal salvo eh, d'acquisto cioè questo significa che verranno ovviamente messi eh, dei, 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 dei segnalatori dove ovviamente sì. non potranno ancora più di 30 all'ora e per evitare pericoli. Sì, c'è una richiesta abbastanza forte ovviamente dei genitori per evitare pericoli per i ragazzi. Pensiamo di mettere non solo i limiti di 30 allora, anche per quanto riguarda degli arredi in modo tale da far sì che gli automobilisti siano attenti. Penso sia una cosa doverosa, francamente, per cui. Cominceremo in termini sperimentali un po' alla volta, avanzeremo sotto le scuole ecco Io anticipo le due o tre cose che sono uscite oggi in comune, perché domani le troveranno anche su giornale, quindi le anticipiamo già: e poi aumentano anche i costi della realizzazione del parco Tito Livio. La terza perizia ha evidenziato un aumento ulteriore di 400.000 euro, dovuto a ulteriori interventi di modifica. Il costo complessivo sarà quindi 2.645.196 euro, oltre l'IVA al 10%, una parte dei quali finanziati dal piano delle periferie. È stato. Purtroppo si sì, è il ritornamento di amianto, dei liquidi nel passato, olio, di tutto. E questo ha aumentato i costi. Erano abbastanza preventivati. Il problema è stato l'aumento dei costi per quanto riguarda materie prime, pardon, legno, ferro. Purtroppo ognuno di voi sa che se stavamo facendo lavori a casa non si trovano, Prima però sono aumentati molto, poi si fa fatica a avere tutti questi prodotti. Di conseguenza le aziende certificano, i, te i nostri tecnici controllano, manca materia prima, di conseguenza è doveroso, è stato aumentato quello che uh, l'impresa imprese ovviamente certificato tutto. Ecco non so se è corretto, ho visto Elisabetta, ma segnato ci sono quattro messaggi, Elisabetta perché non riesco a capire i segnali che mi fate ovviamente dalla regia se ci sono i messaggi ditemelo pure che rimandiamoci in onda così evito eh, oppure... Sì, ci sono. Ci sono. Andiamo Vorrei solo messaggi, ricordare per chiudere visto... che io spero mi auguro in maggio, verrà aperto il parco, non sarà completamente finito, però passare è, chi è finita, eh, gran parte sarà aperto, sarà aperto anche la ciclabile. Per cui potranno attraversare, sarà fatto anche il parcheggio per autobus, che arrivano per i turisti, parlo, perché manca anche quello. Mi auguro che sia risolto anche il problema della recinzione, che sarà uguale a quello esistente per i Giardini della Rotonda, chiedo i Giardini dell'Arena. E... Nel caso specifico, mancava proprio il ferro, mancava l'acciaio per fare. Per cui spero siano in tempo, insomma. però, francamente, sono molto ottimista. Perfetto, è anni che... No, io so, c'è stato no, no, un problema di no, Covid, sono stupide no. Covid, Covid, materie prime, ma materie prime. Le aziende che hanno chiuso per, per il Covid. Non è stato semplice. L Amianto. Eh? Amianto eh? Un po' di sfortuna. Po', so, no, 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 sfortuna. Sono cose che possono capitare. Non sì su... C'è stata un po', po' di sfortuna, dicevo, tutte queste non cose... Sono piace il termine sfortuna. Non piace eh beh, eh, imprevisti, sono, dico, imprevisti, imprevisti, imprevisti. Tutte queste cose. Il Covid non impre, è sfortuna. COVID, imprevisti, imprevisti. Le chiami, le chiami imprevisti. Imprevisti. Io mortali, le chiamo... Eh, francamente. Me, tanta, tanta sfortuna è capitato il Covid, tutto quello che è capitato, poi la guerra, l'aumento. Imprevisti, impre, li la sì. chiamiamo imprevisti pesanti, non, non Molto ovviamente. Pesanti, imprevisti. Sì, però per la materia prima ovviamente cioè, non per, ah beh, per, così, ovviamente, non per certamente per il codice andiamo con i messaggi Dennis iniziamo dal primo sindaco la prego con le nuove linee del tram non faccia diventare i mezzi pubblici un circo studio colorato grazie, come sta regia. accadendo ora per tirare su soldi Enrico Dennis, non, so, se, se, so, francamente non si... se mettiamo l'audio la, eh, in studio o lo prepariamo, grazie così lo sentiamo anche prima Possiamo? proviamo Dennis Sindaco, la prego con le nuove linee del tram, non faccia diventare i mezzi pubblici un circo colorato come sta accadendo ora per tirare su soldi. Enrico. Ah, è vero, ogni, ogni tram vale molto come sponsorizzazione per le aziende. conseguenza PS, ricordo che l'azienda pubblica, in che scusa, Bussitaino, eh, Chiaramente lo usa come mezzo, specialmente in questo periodo, come è è molto efficace. Però ha un po' di ragione, perché vedo tutti i colori possibili, anche il mio. Eh, per essere chiari: ha ragione, bisogna, bisogna, bisogna rallentare, se non si capisce più niente. Vabbè, vabbè e questa è una ecco la risposta. Sì, la è vero, è vero, anch'io vedo. Vabbè, ha ragione. Eh, ma nella ragione si può fare qualcosa? Sì, come finisce la campagna elettorale, si tranquillizza tutto. Va bene, andiamo, andiamo avanti con eh, un altro messaggio. Denis. Lei ha dichiarato: Sono cambiato grazie a coalizione civica. Non le sembra di esagerare con il trasformismo? Non crede che questa strana alleanza tra centri sociali e ricca borghesia abbia finora rallentato enormemente tutte le decisioni, ad esempio sulla Prandina? No, io. Sono cambiato non solo grazie alla collezione civica, grazie al gruppo civico, grazie al PD, grazie a tutti quanti. Io sono cambiato, ho fatto un'esperienza importante. In cinque anni ho imparato tante cose, da tutti, non solo alla collezione Civica, da tutti quanti. Io penso che non, non sono trasformato i lavoro, io sono un civico e apprezzo le idee degli altri, ragiono, cerco di non integrare con nessuno, cerco di trovare la soluzione, Tante soluzioni le abbiamo trovate obiettivamente. La prendina è un argomento molto delicato, lo ripeto per l'ennesima volta, è un'area in cui sono due fabbricati e forse anche il terzo eh, soggetti alla sovrintendenza, l'area è molto delicata e rispetto alla sovrintendenza ancora, per cui bisogna, bisogna ri, riprogrammare tutto pensando anche che passare linea linee tra. Per cui stiamo ragionando in maniera totale, ricordo che però siamo riusciti a averla. Sono tanti, quanti anni ero che parlavamo di Prendina tutti quanti? Noi siamo riusciti, un piccolo capolavoro, a far sì fare il cambio col demanio una zona degradata, bonificata come Via Annelli, eh, dove so la questura, noi avremo la Prendina. Certamente è un'area delicatissima, in cui sarà fatto un parco, in cui sarà parcheggio, sarà fatto forse una scuola, detto, stiamo ragionando assieme a tutti quanti. Non è che sono ricattato nessuno. No, eh, io ascolto tutti, ascolto tutti in maniera rispettosa, poi cerco anche di decidere, di fare il sunto della situazione. Perché decidi L'unica eh, un decisione che è stata presa è stata come sapete, il proprietario, doveva essere perché obbligatoriamente, se no diventa danno reale a, a pagamento. Lo ripeto per la prima volta, può essere che sia sbagliato, che sia troppo, che sia troppo caro, troppo, non lo so, stiamo sperimentando il tutto. E un po' la volta lo capiamo, un po' la volta, volta con calma. Va fatto anche l'ogica del piazza di insurrezione. A me piacerebbe, abbiamo detto ancora 5 anni fa, chiudere. Penso che tutti quanti piacerebbe chiudere il piazza di insurrezione una piazza importantissima di Padova. Che deve essere bella avere senza, senza auto, però dobbiamo fare considerazione totale sui parcheggi del centro, sto, centro totale, e stiamo facendo anche con la viabilità, per cui non sono. non sono dipendente da nessuna idea cerco di ragionare con buon senso come ho sempre fatto con l'esperienza che ho maturato in questi anni eh, io penso di, di ragionare o, o, posso sbagliare tante cose per carità però a me interessa come stiamo ragionando in maniera leale, corretta, con tutti quanti è più difficile eh, con termini di tempo però si ottengono più risultati Certo che è facile imporre le cose però non è il mio carattere io cerco di trovare la logica con tutti l'altro l'ho detto ancora i primi mesi dicevano tanto dura poco, abbiamo, siamo durati cinque anni, hanno fatto tante cose, abbiamo avuto un periodo terribile, ricordo la pandemia, adesso è iniziata una guerra disastrosa, per cui l'amministrazione comunale non si è mai fermata in questo senso, ha sempre lavorato in continuazione e questo l'ha dato al merito agli assessori e dirigenti. Paolo è andata avanti alla grande anche in situazioni difficili. Andiamo con un altro messaggio, Dennis. Buonasera Sindaco, troppe piste ciclabili pericolose e gli automobilisti non sono mai attenti. Si può fare qualcosa? Si può sicuramente, stiamo facendo qualcosa. Se avete visto nelle zone delicate, tipo vicino all'ospedale, abbiamo parlato prima, vicino alle scuole, abbiamo denunciato perché il codice stradale lo permette, in rosso, per far sì che faccia attenzione gli automobilista. L'ideale sarebbe proteggere... Ma proteggere vuol dire è molto complicato, specialmente in una città storica. Come si fa a proteggere una, una strada tipo Via altinate? È impossibile, va, va fatto sì che gli automobilisti siano attenti, abbiano un buon senso, nel senso vari vale per i ciclisti, eh? che siano attenti e abbiano un buon senso, che abbiano le luci di sera, che spesso volentieri non ce l'hanno. Se, se uno pensa agli altri, di solito si risolve il problema. Se pensa con, un po di, con tanto egoismo a se stesso, non si risolve il problema. Andiamo c'è nel quarto, Denis, se non sbaglio. Sì. Andiamo pure. Sindaco, cosa pensa di fare per risolvere la criticità del traffico in zona San Lazzaro, troppo congestionato nelle ore di punta? Grazie. Mm, è, è una zona delicata rispetto a noi contiamo molto sul tram, sull'Arco di Sano. Stiamo rifacendo con le zone un piano per la mobilità, mobilità generale. Stiamo ancora facendo. L'acqua di Giano ha risolto tantissimi problemi, noi siamo in pieno accordo con la regione, vicepresidente Alberti, piena collaborazione con le cave, con Veneto Strada, stiamo lavorando insieme in maniera molto profittevole per la città. Bene, vi ricordo ancora i numeri per interagire con noi, 049 80 53 per le telefonate in diretta, potete fare, c'è Elisabetta, c'è Dennis, c'è la Jessica di lei in redazione che vi eh, darà un contributo per rispondere a tutti, per i messaggi 345 334 1171 eh, per le email, il sindaco risponde, tv 7com ve lo ricordo, lo ricorderò eh, più volte, eh, questa è l'ultima puntata del sindaco risponde per via delle amministrative però potete comunque mandare le email, noi daremo le vostre domande in comune, e sicuramente il sindaco vi darà risposta e siamo in diretta anche sulla piattaforma eh, di, eh, di Facebook, sulla pagina di Air Reporter potete fare delle domande anche da quella piattaforma. Adesso chiedo alla regia se può mandare il nuovo rendering della, eh, della stazione secondo il Master Plan di Boeri che è davvero un, un, un bel rendering. Ce lo può raccontare Sindaco? Noi stiamo collaborando con il Friuli dello Stato, con la Regione, con RFI, con tutti quanti, per far sì che questa zona diventi, seguendo il master plan di UAE, molto importante. Sia la Regione che il Friuli dello Stato stanno collaborando al 100%, stanno avanzando i progetti, il progetto base è una stazione bifacciale. Vuol dire che è rivolta verso la Cella, che è uno dei nostri obiettivi sotto l'aspetto elettorale. Il ponte a Buon Romagno sarà battuto e rifatto, perché se no l'alta velocità non passa sotto. L'alta velocità, come ha detto il commissario, velocità Marcello arriverà in 6-7 anni. È già finanziato il, il progetto da Vicenza a Pava per completarlo, sarà in 6-7 anni. È ovviamente un lavoro fatto dalle Ferrovie dello Stato in accordo con la Regione, in accordo con il in accordo un po' con tutti quanti. Sono molto soddisfatto. Io ho già visto una bozza, francamente, del progetto. Sempre scorretto da parte mia anticipare qualcosa, in quanto eh, ho rispetto sia delle Ferrovie dello Stato che del Vice Presidente eh, della Regione De Berti. Noi continuiamo a lavorare, abbiamo fatto 5-6 incontri ultimamente, sta avanzando molto bene, sono veramente molto soddisfatto e sta seguendo le indicazioni del professor Stefano Boe, sono veramente soddisfatto. Senta un'altra cosa che mi incuriosisce, avete finanziato come amministrazione 10.000 bicchieri in poliproli... Pro, eh, poli, Proprio lene. lene mi faccio fatica anche a leggerlo da quanto complicato è, e che avete consegnato ovviamente all'APE e avete in parte finanziato voi questo perché... È una cosa molto interessante, un'idea molto interessante. Ringrazio l'assessore Bressa. Eh, perché? Anche la... la, la chiara, anche lene la... Chiara, Propilene, eh, faccio fatica anche. È un po' complicato. Eh, lo leggo io. Solo propilene un... vuol dire che non vengono accettati. Vuol vengono... dire che costano un euro. Quando vanno a prendere spli, ragazzi, qualsiasi, sì. viene pagato un euro, se lo restituisci. Tirare l'errore indietro, cosa si Che lo butti per terra. Oppure se lo insomma, sono, sono anche carini, se lo porti a casa come Vedete, spesso volentieri. Neanche si sta su questo. È un'idea molto interessante, devo dire. Se è, è stato orchestrato sia da dall'assessore Colasio, Bressa, Galani tutti quanti, è una cosa interessante perché vuol dire non buttare via, ma se lo tengono oppure lo sostituiscono al bar e ritorno. Praticamente comincia da, credo, da proprio stasera, domani sera. Credo, sì, no? penso, eh, shh, o stasera o stasera dunque... domani, mi ricordo. Nel prossimo weekend, cioè, nel prossimo weekend inizia, inizia. è veramente bella eh, Grazie anche all'APE, perché, perché tutti i ristoratori dire, i hanno partecipato beh, a questa hanno iniziativa che... un progetto molto interessante. È una bella iniziativa, dobbiamo proprio la muovere in modo tale da non vedere bicchieri per terra di solito. Non, non solo sospetto rifiuti, anche vuol dire non creare rifiuti, proprio nel senso del termine può dire non è il problema. Bellissima Beh, idea. Andiamo in pubblicità, poi devo chiederle sulle eh, biciclette, sui eh, i mezzi che vengono messi nei vari marciapiedi. Che ho scritto anche oggi un articolo sul giornale, che ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Eh, eh, lei diceva sono migliorati. Sono migliorati, non mi sembra. Molto, proprio... molto migliorati. Molto anche migliorati. per l'azienda? Ne parliamo dopo la pubblicità.